Ciao ragazze, allora oggi ho deciso di fare il video tag dei 10 prodotti sotto i 10 euro e vi mostrerò i prodotti low cost di varie categorie tipo fondotinta, correttore, eccetera, eccetera, che secondo me sono validi e hanno un costo inferiore o pari ai 10 euro. Allora inizio subito con tipo il correttore e vi faccio vedere questo qui di Deborah. Il mio è un tester, però diciamo il correttore normale costa tipo intorno ai 6-7 euro da acqua e sapone ed è il 24 ore perfect di Deborah ed è molto molto buono. Ve l'ho mostrato nel video dei prodotti top perché lo sto utilizzando tantissimo. Ha un'ottima coprenza, dura tantissimo, si stende bene, non fa pieghette ed è davvero molto molto buono. Il mio è nella tonalità 04 e questo qui l'ho pagato 3,50 euro il tester, però vi ripeto, da acqua e sapone lo potete trovare a 6-7 euro ed è molto molto buono. Lo utilizzo tantissimo, l'ho comprato da poco e come potete vedere me lo sono mangiato perché è davvero molto 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 buono. Poi, come fondotinta vi faccio vedere due fondotinta. In realtà c'è da indicare un solo prodotto, però vi faccio vedere qualche prodotto magari in alternativa, sempre low cost. E questo qui è il correttore di Rimmel, il Wake Me Up, che ho trovato al mercatino per 5 euro e stava insomma nelle confezioni, quelle lì di plastica che trovate negli stand, insomma, della Rimmel nei supermercati ed è proprio la tonalità che io avevo già finito ed è la True Beige, è la 203. È l'unico prodotto che ho ricomprato tra i tanti prodotti, insomma, che ho finito perché mi ci sono trovata davvero bene. È un fondo illuminante, ha una buona coprenza e molto molto idratante, è davvero molto molto buono. Non lo sto utilizzando perché è un tono più chiaro di come sono adesso, quindi si nota lo stacco, ma quando insomma sarà inverno lo utilizzerò sicuramente. Poi, in alternativa a il fondo di Rimmel, per chi non lo trova a 5 euro, perché comunque d'acqua e sapone, se non sbaglio, costa più di 9-10 euro. Vi faccio vedere questo qui della Catrice che io adoro e lo tengo tipo una reliquia. Questo qui mi è stato regalato per il mio compleanno l'anno scorso da una mia amica che viveva a Milano in quel periodo e quindi aveva possibilità di comprarmi dei prodotti della Catrice ed è il Photo Finish 18 ore Liquid Foundation. Il mio è nella tonalità 050 Deep Bronze, però per l'inverno era un pochettino scuro. Lo miscelavo oppure ne applicavo semplicemente poco per uniformare l'incarnato, mi ci sono trovata divinamente, ha una buona coprenza, un ottimo odore e dà davvero una durata pazzesca, quindi ve lo straconsiglio. I prodotti della Catrice non superano tipo i 5 euro e non so quanto costa, però tipo intorno ai 4 euro, 4,99 penso. Comunque la Catrice è un marchio low cost come la Essence, quindi ve lo straconsiglio davvero. Per chi ha la Catrice nella propria città è davvero un fondotinta molto molto buono. Poi, come pennello, vi faccio vedere questo qui della Elf ed è il Powder Brush di Elf. Questo qui ha un costo di 4,50 euro, fa parte della linea studio, ma spesse volte, come sapete, Elf fa davvero dei disconti molto convenienti e lo potete trovare sicuramente a meno. Vi faccio vedere questo pennello in particolare perché mi ci sono trovata davvero bene. Ce l'ho da 2 anni, non mi ha perso un pelo ed è molto molto buono. Io l'ho utilizzato sia per applicare il fondotinta liquido che per la cipria, ma anche per il blush, perché come potete vedere ha una grandezza che va bene anche per il blush. Quindi è un pennello che voi potete utilizzare per vari usi e per vari prodotti, quindi consigliatissimo ed ha un costo molto molto basso. Poi vi faccio vedere le palette e vi mostro queste qui di MUA. Io ho la copia della Naked che è l'Undressed ed è questa qui ed hanno, come sapete, sul sito della Makeup Academy della MUA un costo di 4,50 sterline, quindi intorno ai 5 euro e sono molto molto buone, ma anche sul sito della MUA spesso fanno delle promozioni, le potete trovare a meno.
E questa è molto molto bella. Non vi faccio gli sbozzo perché sul web ce ne sono a morire. E ho anche questa qui della copia della Naked 2, che è l'Undress Me Too. Io ho anche la Naked 2, però l'ho presa perché avendo dei toni naturali per tutti i giorni è un'ottima palette. Gli ombretti sono super scriventi, molto, molto pigmentati e sono davvero di ottima qualità, quindi consigliatissima per un prezzo di 5 euro e all'interno abbiamo 8-12 ombretti. Quindi davvero consigliata. Poi, per quanto riguarda continuiamo con gli occhi, vi faccio vedere la matita nera. Questa qui l'ho presa nel solito negozietto dove vado io, Clalou, ed è della marca Noir Noir. È una marca francese. Ed è molto molto buona, ha un tratto nero intenso, è una matita waterproof, dura tantissimo, infatti io la utilizzo sia nella rima interna che come riga di eyeliner, è davvero fantastica e l'ho pagata 5 euro, non so se la potete trovare, io in realtà la marca non la conoscevo, però per provarla l'ho comprata ed è molto molto buona. Poi, come eyeliner vi faccio vedere questo qui di Essence che purtroppo non fanno più ed è davvero fantastico. Penso che tutte voi, insomma, ne avete uno. Non so perché Essence le ha tolti dal mercato perché sono davvero fantastici, fantastici. Io ho lo 01 Midnight in Paris, ce l'ho da 2 anni, non mi si è seccato, lo continuo ad utilizzare e purtroppo quando finirà sarò una donna disperata. Ho anche il Fluid Line di MAC, però preferisco questo perché come nero è molto molto più intenso questo qui di Essence. Poi, per quanto riguarda la terra, vi faccio vedere questa qui della New York Color, la Big Bold, dove l'avrò fatta vedere fino alla nausea, ma è davvero molto buona. Io ce l'ho nella tonalità la 602 Metropolitan ed ha una scadenza di 30 mesi ed ha 17,1 grammi di prodotto, quindi davvero tanto. È ottima per fare il contouring. Perché all'interno non presenta glitterini, non ha un finish satinato, ma cioè il suo finish è satinato, però non si nota, no, le perlescenze sul viso non si notano e quindi dà proprio un effetto matte. Questo è il colore, mia madre, ed è questo qui. Poi vi faccio vedere dei blushini. E il costo di questa terra qui è di 4,99 euro o 4,90 euro da questo sapone. Poi, per quanto riguarda il blush, ve ne faccio vedere tre. Allora, vi faccio vedere questo qui della Mua che ha un costo di una sterlina, come ben sapete. Ha tante colorazioni, ho tipo 3-4 colori. Questo qui è lo Shade 3 è 2 grammi di prodotto ed ha una scadenza di 12 mesi. Questo è il colore, come potete vedere è super scrivente ed è un corallo molto molto bello. Poi vi faccio vedere questi qui di Essence delle edizioni limitate perché li trovo davvero molto molto buoni. Io di Essence come blush ho quelli lì Silky Touch dell'edizione, cioè della linea permanente, però non hanno la stessa pigmentazione, la stessa qualità di questi qui. Ho diversi blush di edizione limitata di Essence che sono davvero molto molto buoni, grazie a Mara tutto questo. E vi faccio vedere questo qui della collezione nuova Below ed è lo 02 Pink Me. È davvero molto molto pigmentato, vi faccio vedere. È un bellissimo rosa Barbie. Questo è il colore, è davvero molto molto bello. E sempre, e come sapete, insomma, il prezzo di Essence non supera i prezzi di Essence non superano i 4-5 euro. Poi vi faccio vedere anche questo qui di H&M, il blusher, perché mi ha stupito tantissimo, è stupendo. L'ho utilizzato ieri e mi è durato davvero tutta la sera, fino a sera tardi, quando mi sono ritirata. Ed è l'Autumn
Autumn Flower della H&M. Faceva anche la colorazione quella lì estiva, però da me non è mai arrivata. Questo qui sempre grazie a Mara ce l'ho ed è bellissimo. Ha 6 grammi di prodotto per una scadenza di 18 mesi, davvero buonissimo. Vi faccio lo swatch. Come potete vedere è molto molto pigmentato ed è questo colore qui, che poi una volta sfumato sul viso dà un bellissimo colorito sano, bello, davvero bello. E come ultimi prodotti ci stanno i rossetti, gloss e mascara. Inizio con il mascara, ovviamente il blush della H&M, come sapete H&M è un brand di accessori e abbigliamento low cost, quindi sicuramente non supererà i 10 euro. Poi vi faccio vedere come mascare le Love Extreme, inutile dilungarmi più di tanto, lo conoscete in tante ed è fantastico, ha un costo di 3,49 euro, 3,50 euro, è 12 ml di prodotto da una scadenza di 6 mesi ed è secondo me il miglior mascara tra quelli di Essence, oltre a quello lì rosa che in questo momento non mi ricordo il nome, comunque straconsigliato davvero. Voglio provare anche la versione quella lì rosa. Devo andare anche a vedere insomma la nuova linea permanente di Essence, così vi faccio vedere cosa prenderò. Penso di andarci la settimana prossima. Poi, come gloss vi faccio vedere questo qui di Essence. Il gloss non è un prodotto che utilizzo tantissimo, però vi faccio vedere questi qui di Essence perché secondo me sono molto buoni, gli Stay With Me, perché sono dei gloss long lasting. Io ho la colorazione 01 Me and My Ice Cream, che è un rosa nude. Se riesco ad aprirlo ve lo faccio anche vedere. Lo faccio vedere sul dito che rende insomma l'effetto sulle labbra. Ed è questo colore qui, molto in tonalità nude. E come rossetto vi faccio vedere questo qui di Essence, sempre il prezzo sarà tipo intorno ai 2 euro e qualcosa, questo qui niente di eclatante. E come ultimo prodotto vi faccio vedere questo rossetto della Essence, dell'edizione limitata della Tribal Summer ed è lo 02 il Waka Waka. Ve lo faccio vedere anche perché Essence nella linea permanente ha inserito gli stessi rossetti di questa edizione limitata di Essence in varie colorazioni, quindi penso che lo potete trovare. Forse non avrà lo stesso nome, tipo Waka Waka, però penso che il colore lo potete trovare con l'edizione nuova permanente. Ed è un bellissimo fucsia. Molto molto bello ed è dura tantissimo e anche se va via vi lascia le labbra leggermente colorate, quindi davvero molto molto bello. E niente ragazzi, vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!